Buonasera a tutti, come state? Come avete passato il weekend? Tutto bene? Qui con noi c'è come sempre Pimpo, che salutate voi. Buonasera. Rispondo subito alla domanda che è pervenuta in chat, intanto per scaldare l'acqua. Quando usi i font, non i pixel font, va messo per forza su preciso, va bene anche forte, eccetera. Allora, i pixel font vanno sempre su nessuno. Questa è la regola, mentre tutti gli altri font possono essere utilizzati su preciso, solitamente viene utilizzato, ma va benissimo anche forte, arrotonda, e mi sembra che erano queste le opzioni. Comunque sia, in quel caso possono essere utilizzati, quindi sì, puoi scegliere tu come impostare il carattere. Raccontateci cosa avete fatto nel weekend. Bene, c'è qualcuno che è ancora collegato? Va bene, se comunque sia non c'è nessuno che ci vuole raccontare la sua giornata, tutto chiaro. Sì, allora inizierei a spiegarvi gli stili di livello. Allora, che cosa sono gli stili di livello? Lo stile di livello è quello che possiamo applicare. Ciao Luna, benvenuta. Sì, tranquilla, fai con comodo. Stavo giusto iniziando un po' a interagire e a spiegare che cosa sono gli stili di livello. Allora, gli stili di livello, come vi dicevo, sono comunque sia delle opzioni che possiamo dare ai nostri font o anche a delle forme. O ad esempio delle cornici o pennelli, per farvi conto, se andiamo a fare una maschera di livello possiamo applicare una maschera di livello, può essere applicato a qualsiasi elemento, anche una foto se è più piccola rispetto alla tela, ad esempio aggiungendo un'ombra esterna o dandogli lo smusso effetto rilievo per darle comunque sia una profondità diversa. In questo caso iniziamo a leggere la prima scheda. Photoshop offre diversi effetti, quali ombre, bagliori e smussi, con cui potete modificare l'aspetto del contenuto di un livello in modo rapido e non distruttivo. Gli effetti, di livello sono collegati al contenuto del livello. Quando spostate o modificate il contenuto di un livello, gli effetti vengono applicati al contenuto modificato, ad esempio, se applicate un effetto ombra esterna a un livello di testo e aggiungete del nuovo testo, l'ombra viene aggiunta automaticamente anche al nuovo testo. Quindi, comunque sia, noi vediamo che lo stile livello ci influisce anche su altri livelli se li colleghiamo. Dipende sempre da come è il nostro progetto su Photoshop, in base a che livelli abbiamo sul nostro programma. Uno stile di livello è un insieme di uno o più effetti applicati a un livello o a un gruppo di livelli. Potete applicare gli stili predefiniti forniti con Photoshop o di crearne di personali usando la finestra di dialogo stile livello. L'icona degli effetti di livello sarebbe il simbolo FX, appare a destra del nome livello nel pannello livelli, quindi se vedete è questa FX che si trova qui di lato, in questa parte vicino al testo dove comunque ho applicato una traccia in questo caso per far sì che si veda meglio il testo. Quindi lo riconosciamo se c'è una FX, perché ovviamente può essere mostrato come nascosto. Se io tiro su non si vede che ci siano applicati degli stili di livello, si nota solo perché c'è questa FX a fianco. Quindi semplicemente cliccando sulla freccia verso il basso si aprirà lo stile di livello e ci mostrerà quali stili sono stati applicati su questo dato livello. Se ci sono domande, comunque potete interrompermi, come sempre. Sono disponibile per ogni chiarimento.
Allora, potete applicare più effetti in un singolo stile di livello, inoltre uno stile può essere composto da più istanze di alcuni effetti. Pannello dei livelli con livelli a cui sono stati applicati più effetti. Qui c'è un esempio che ci offre Adobe dove ci sono i vari stili di livello con smusso effetto rilievo, sovrapposizione, pattern, ombra esterna che sono stati applicati come vedete a una forma, cioè un pennello a cui è stata applicata anche la scritta, sono stati uniti due livelli e quindi a entrambi è applicato questo effetto di smusso effetto rilievo che quindi lo mette un po' in 3D, la sovrapposizione è un pattern che quindi ha applicato una sorta di trama alla nostra immagine, un'ombra esterna sempre per far sì che sia ancora più in rilievo. Bentornata Luna. Hai riscattato il ban della parola. Di quale parola però non l'hai scritto? Proseguendo. Pannello livelli con livelli a cui sono stati applicati più effetti. Quindi, icona degli effetti di livello. Clic per espandere e mostrare gli effetti di livello, effetti di livello, questi qui, quindi ve lo zoomo. Ah, come vi dicevo è FX, che quindi sono l'icona che vi indica che ci sono degli effetti di livello su quel livello. Per espandere è questo tastino qui dove è segnato con la B, che sarebbe questa freccia verso il su, che è per raggrupparli e quindi chiuderli e non mostrarli. Mentre con la freccia giù vengono comunque sia rimostrati, quindi riaprite quel pannello. E questi sono gli effetti di livello, appunto, che sono applicati sul nostro lavoro. Allora, quando salvate uno stile personale, questo diventa uno stile predefinito. Gli stili definiti appaiono nel pannello stili e per applicarli è sufficiente un clic del mouse su un livello o un gruppo. Quindi vi faccio vedere più o meno quello che abbiamo spiegato ora. File nuovo, 500x200. Mi dice Luna che hai riscattato il ban della parola, però non c'è la parola che non vuoi che sia pronunciata nei prossimi minuti. Intanto, scelgo un font un po' marcato che così si vede maggiormente e coloro la tela intanto. Coloriamo la scritta di rosso e sotto ci metto uno stile livello, cioè un livello con colore sfumatura. A questo punto, cliccando due volte, si apre il pannello degli stili livello. Qui ovviamente non sono tutti gli effetti che abbiamo. E facendo mostra tutti gli effetti ci dà la possibilità di averli tutti disponibili, altrimenti possiamo selezionarli da qui anche, è uguale. Quello che abbiamo visto è ad esempio lo smusso effetto rilievo, che quindi poi vedremo come si settano i vari passaggi, ma qui ci dà la possibilità comunque di inserire degli effetti sulla nostra scritta o comunque sia sul nostro livello, che può essere una scritta, può essere un'immagine, può essere un render, può essere un qualsiasi elemento, perché questo qui ci crea questo fattore qui, ossia questi stili possono essere rappresentati sulla tela in qualsiasi momento. Potrei farlo anche sullo sfondo. Ovviamente sullo sfondo l'ombra esterna non si potrà vedere perché termina al di fuori.
non hai il fuori della tela, quindi comunque sia puoi inserire ad esempio un bagliore interno. Questo è possibile perché comunque si vedrà all'interno della tela. Ve lo aumento per farvi vedere, comunque appare. Vedete che sulla tela comunque il bagliore interno è stato inserito. Quindi più o meno è questo per ora. Andiamo a vedere la prossima scheda. E come vi dicevo, qua facendo clic si chiude il pannello, ricliccando si apre l'effetto che abbiamo inserito. Chiudiamo questa scheda e andiamo alla prossima. Puoi Non ha risposto. leggermi la risposta? Grazie. Parola bannata, brividi. Ok. Non diremo la parola. La seconda scheda ci dice applicare gli stili predefiniti. Potete applicare gli stili predefiniti dal pannello stili. Gli stili del livello forniti con Photoshop sono raggruppati in librerie in base alla funzione. Ad esempio, una libreria contiene gli stili per creare i pulsanti web, mentre un'altra contiene quelli per il testo. Per accedere a questi stili è necessario caricare l'apposita libreria. Per informazioni su come caricare e salvare gli stili, andate su scegliete finestra stili, quindi da finestra stili vi si aprirà questa finestra dove all'interno ci sono quelle già di default in caso degli stili che caricate voi stessi. Ad esempio, io ne ho molti perché alcuni li ho scaricati da DeviantArt oppure li ho creati io stessa. E li ho salvati mano a mano, comunque sia, quando mi piaceva l'effetto che dava quello stile livello. Applicare uno stile predefinito a un livello. Solitamente lo stile predefinito applicato sostituisce quello corrente. Potete tuttavia aggiungere gli attributi in un secondo stile a quelli dello stile corrente. Effettuate una delle seguenti operazioni. Eh sì, sera, cerco sempre materiale. Effettuare una delle seguenti operazioni. Fate clic su uno stile nel pannello stili per applicarlo ai livelli attualmente selezionati. Trascinate uno stile dal pannello stili su un livello nel pannello livelli. Trascinate uno stile dal pannello stili sulla finestra del documento e rilasciate il pulsante del mouse quando il puntatore si trova sopra il contenuto del livello a cui desiderate applicare lo stile. Nota: per aggiungere lo stile, anziché sostituirlo, a effetti esistenti nel livello di destinazione, tenete premuto maiuscolo mentre fate clic o trascinate. Scegliete livello, stile livello, opzione diffusione e fate clic sulla parola stili nella finestra di dialogo dello stile livello, prima voce dell'elenco a sinistra nella finestra. Fate clic sullo stile da applicare, quindi su OK. Con uno strumento forma o penna in modalità livelli di forma, selezionate lo stile dal pannello a comparsa nella barra delle opzioni prima di disegnare la forma. Gli effetti eseguiti dall'icona più possono essere applicati più volte in uno stile di livello. Allora, è arrivato Ciao. Matt Fable Ciao Matt, benvenuto. e Luna ha scritto: mi ho fatto la pubblicità nel gruppo di drama che segue lei. Grazie Luna. Fino a pensare, ma credo che è interessata. Allora, se ci sono domande sempre potete intervenire, ve lo ricordo. Quindi, questi sono gli stili predefiniti che in realtà non sono altro che questi qui. Stili, e qui vi si caricano gli stili predefiniti, perché andando sulla rotellina potete richiamare aggiungi stili predefiniti, quindi vi andrà a importare stoffa, ad esempio, di base naturale, che sono quelli pelliccia, che sono quelli standard di Photoshop.
E ovviamente potete anche importarli voi se ne avete, scaricandoli da DeviantArt, Stile livello. cercando Style Photoshop, li trovate, sono .asl, che sono scaricabili da DeviantArt. Per installarli semplicemente basta cliccare due volte sul file .asl e vi si importeranno direttamente sul vostro PS. Applicare uno stile di un altro livello. Nel pannello livelli tenete premuto Alt e trascinate lo stile dall'elenco degli effetti di livello per copiarlo su un altro livello. Nel pannello livelli trascinate lo stile dall'elenco degli effetti di un livello a un altro. Modificate la visualizzazione degli stili predefiniti. Quindi questo qui, ad esempio, crea uno stile livello a questo testo. Aggiungo la traccia, ad esempio. Scegliamo un colore scuro. E di un paio di pixel. Adesso, per andarlo ad applicare anche su stile livello, devo premere Alt e trascinarlo direttamente sull'altro livello. A questo punto, come vedete, l'effetto è stato applicato anche sull'altra scritta. Questa cosa la posso applicare su altre scritte, su altre immagini, su quello che desidero, ovviamente. Invece, modificare la visualizzazione degli stili predefiniti. Fate clic sul triangolo nel pannello Stili, nella finestra di dialogo Stile Livello, nel pannello a comparsa Stile Livello, nelle barre delle opzioni. Scegliete un'opzione di visualizzazione dal menu del pannello. Solo testo per visualizzare gli stili di livello sotto forma di elenco. Miniatura piccola e miniatura grande per visualizzare gli stili di livello come miniature. Elenco breve o elenco lungo per visualizzare gli stili di livello come un elenco con nome e miniatura di ogni stile livello. Quindi queste sono tutte impostazioni che possiamo dare al nostro stile livello dal pannello livelli. Per poter far sì che comunque sia o vedete un'anteprima, ad esempio qui, del vostro livello, di quello che state realizzando sul vostro livello, qui ad esempio mettendo smusso effetto rilievo, nell'icona qui di anteprima mi mostra come è stato realizzato, cioè come verrebbe il risultato su un quadrato. Ovviamente su un testo è sempre diverso alla fine perché è più sottile e quindi cambia l'effetto che ne trarremo. Proseguendo, panoramica della finestra di dialogo stile livello. Questo è l'argomento che iniziamo adesso a entrarci più nell'interno e quindi vedremo meglio cosa sono, come facciamo a impostare gli stili di livello. Potete modificare gli stili applicati a un livello e crearne dei nuovi usando la finestra di dialogo Stile Livello. Finestra di dialogo Stile Livello, fate clic su una casella di controllo per applicare le impostazioni correnti senza visualizzare le opzioni dell'effetto. Fate clic sul nome dell'effetto per visualizzarne le opzioni. Quindi ecco qui. Facciamolo in diretta, prendo il pannello. Cliccando sull'iconcina non ci farà vedere le impostazioni che sta applicando, ma vedremo dall'anteprima che ha applicato qualcosa. Per andare a vedere cosa sta applicando, in che maniera, dobbiamo cliccare sopra la scritta in modo tale che ci esce tutto il pannello con le varie opzioni e al quale possiamo iniziare a mettere mano per modificare profondità, dimensione, contorno superficie e così via. Potete creare stili personali usando uno o più dei seguenti effetti. Ombra esterna, aggiungi un'ombra al di fuori dei bordi del contenuto del livello. Quindi l'ombra esterna ci dà più profondità all'immagine o alla scritta in base al livello a cui viene applicata. Ombra interna, aggiungi un'ombra entro i bordi del contenuto del livello, conferendo al livello un aspetto rientrato.
Quindi in questa maniera con l'ombra interna ci renderà comunque sia all'interno dei bordi questa ombra che ci darà quindi un effetto di rientrato della scritta. Ve lo faccio vedere sulla prova di prima. Cancello intanto lo stile livello. Quindi aggiungendo ombra interna. Vediamo che la scritta è come incassata, come infossata. Più aumentiamo, più questo renderà l'effetto. Maggiormente rientrerà comunque sia l'effetto. Poi in base a quanto spostiamo l'ombra ci può cambiare allo stesso tempo l'effetto e non sembrarci tanto incassato quanto all'inizio. Possiamo aumentare la dimensione e così via. Lui ha scritto come se li mettiamo in ordine, giusto? Cioè senza mettere gli stili di prima a casaccio. In che senso come se li mettiamo in ordine? Cioè, intendi? Nel particolare non capisco la domanda, nel senso comunque se tu che cosa intendi per mettere in ordine? Aggiungerli? Puoi aggiungerli, ma per metterli in ordine in che senso? Perché comunque sia ogni effetto che tu vai a inserire, che vai a mettere alla tua intendo sopra, cioè. Puoi spiegarti un pochino meglio? Perché comunque sia tu qualunque cosa aggiungi viene inserita automaticamente, però allo stesso tempo ogni stile livello che noi aggiungiamo va a lavorare sugli stili già applicati, quindi alcune cose si vedranno, altre cose no. Se aggiungiamo una sovrapposizione colore e una sovrapposizione sfumatura, una delle due cederà, a meno che non impostiamo su settaggi particolari di metodo di fusione per far sì che uno si intraveda con l'altro. Ok. Comunque, proseguendo, bagliore esterno e bagliore interno aggiungono bagliori che si diffondono dai bordi verso l'esterno o all'interno del contenuto del livello. Questo ovviamente ci dà un chiarore intorno all'immagine, ma noi possiamo settare anche diversamente e dargli una sorta di, perché in base alla modalità di fusione che noi applichiamo ci cambia anche l'effetto che ne risulta. Questo ovviamente in linea generale è questo l'effetto che gli dà questo tipo di bagliore esterno. Ma sempre dalle impostazioni noi possiamo giocarci e quindi personalizzare. Smusso ed effetto rilievo aggiunge diverse combinazioni di luce e ombre ad un livello. Finitura lucida applica un'ombreggiatura interna che crea un aspetto lucido. Sovrapposizione colore, sovrapposizione sfumature e pattern, quindi sovrapposizione pattern. Riempie il contenuto del livello con un colore, una sfumatura o un pattern. Ed è quello che stavo dicendo poco fa in Luna, che ovviamente uno interferisce con l'altro. Quindi se noi andiamo a applicare tutti e tre i livelli, quello che si vedrà potrebbe essere il pattern piuttosto che la sfumatura. Il colore magari viene annullato perché comunque è al di sotto. Livello con un colore, una sfumatura o un pattern. Traccia. Traccia il contorno di un oggetto nel livello corrente usando un colore, una sfumatura o un pattern. Questo effetto è particolarmente utile nelle forme a bordi ben delineati come il testo ed è quello che di solito si più usa per far sì che comunque sia, ad esempio, sia più leggibile un testo. Qui mi sono dimenticato di aggiungerlo, posso sempre aggiungere facendo ok, l'ho aggiunto a quella sopra, facendo alt e trascinando. Vado ad applicarlo anche agli altri e così già il testo si risulta più chiaro. Ciao Ele, benvenuta. Tranquilla, lavora sulla tua commissione, non c'è problema, tanto la live rimane sempre salvata e quindi c'è la possibilità di recuperarla quando più desideri. Proseguendo.
Andiamo a vedere applicare o modificare uno stile livello personale. Nota, non potete applicare gli stili di livello a un livello di sfondo, cioè se è al lucchetto, a uno sfondo di livello bloccato a un gruppo. Per applicare uno stile di livello a un livello di sfondo, convertite lo sfondo in un livello normale. Bravo, Matt. Mi raccomando, non andare troppo in alto di livello, eh. Poi selezionate un solo livello nel pannello Livelli. Effettuate una delle seguenti operazioni. Fate doppio clic sul livello, non sul nome o sulla miniatura. Quindi, quando dovete aprire lo stile livello, non dovete cliccare qui o qui, ma cercando di andare sul bordo del livello per poterlo aprire. Fate clic su Aggiungi uno stile livello in fondo al pannello Livelli e scegliete un effetto dall'elenco. Volendo potete anche richiamarlo da qui, da questo FX qua in basso, per poter continuare a inserire comunque effetti di livello senza dover applicare, cliccare per aprire il pannello. Ad esempio, io voglio aggiungere sovrapposizione colore, mi aprirà in automatico il pannello dei livelli. Con lo stile livello. Luna ha scritto, perciò tu che consigli di mettere un solo stile di livello o altri tipi di effetti? Ma dipende dalla scritta. Se è una scritta piccola, ovviamente più effetti ci sono, più non si notano. Ad esempio, su questo testo la traccia è sufficiente. In una scritta invece di decorazione, comunque sia, può essere lavorata, può essere inserito più stile livello, che possono essere interessanti e abbellire comunque il lavoro. Dipende sempre da che scritta, quale scritta stai lavorando, com'è il tipo di scritta, perché ovviamente ci sono quelli molto fini che certi effetti non li noti. Puoi notare il bagliore esterno o l'ombra esterna, ma già un pattern è più difficile da notare, oppure un'ombra interna non si nota così tanto. Dipende dalla scritta, ovviamente. Dimmi se è tutto chiaro. Intanto proseguendo, scegliete un effetto di livello da livello, stile livello. Quindi possiamo anche farlo da qui. Livello, stile livello. E qui ci dà, poi vedremo anche altre opzioni che non ci dà lo stile livello normale. Per modificare uno stile esistente, fate doppio clic su un effetto visualizzato sotto il nome del livello nel pannello Livelli. Visualizzare gli effetti contenuti in uno stile livello, fate clic sul triangolo accanto all'icona Aggiungi uno stile di livello. Impostate le opzioni per l'effetto nella finestra stile livello. Consultate opzioni degli stili di livello. Se necessario, aggiungete altri effetti allo stile. Nella finestra di dialogo stile livello, fate clic sulla casella di controllo a sinistra del nome dell'effetto per aggiungerlo senza selezionarlo. No, in realtà non è detto che ce ne vadano solo due. Dipende. Cioè, Luna, non è un dato di fatto. Io, ad esempio, ti vado a prendere la scritta qui e andiamo ad applicare uno stile livello di quelli che ho già salvato, ad esempio. Qui, ad esempio, abbiamo traccia, sovrapposizione, sfumatura e ombra esterna. Quest'altro effetto c'è ombra interna, sovrapposizione, sfumatura, bagliore esterno, ombra esterna. Quest'altro c'ha smusso effetto rilievo, traccia, ombra interna, finitura lucida, sovrapposizione colore, bagliore esterno. Quindi non, dipende dall'effetto che devi creare e quindi gli elementi che vanno inseriti. Non è per forza solo due effetti, solo due livelli. Di solito a volte sono due, a volte sono tre, a volte sono 10. Dipende dall'effetto che devi realizzare, quante voci devi andare a chiamare. Ad esempio questo. Ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 che richiama, ma ovviamente si sovrappongono comunque, si utilizzano in modo tale che l'effetto finale sia
risolutivo e comunque che piaccia. Quindi non è che ti devi limitare su solo due effetti, puoi mettere quanti ne vuoi, però ovviamente devi valutare a come impostarli. Nella scuola di grafica magica comunque incontri diversi tipi di scritte che vengono creati dei stili livello, inserendo ombra oppure smusso effetto rilievo e così via. E ovviamente quei tipi di scritta sono comunque dei stili livello. Tu potresti salvare quel tipo di scritta e salvartelo come stile livello in modo tale da applicarlo su altri lavori grafici che esegui. Brava. Mi sono persa a che punto ero arrivata. Vi rileggo da qui, spero che non l'avevo già letto. Per modificare uno stile esistente, fate doppio clic. No, questo l'ho letto. Impostate le opzioni per l'effetto nella finestra dello stile. Consultate opzioni degli stili di livello. Se necessario, aggiungete altri effetti allo stile. Nella finestra di dialogo stile livello, fate clic sulla casella di controllo a sinistra del nome dell'effetto per aggiungerlo senza selezionarlo. Nota: potete modificare più effetti senza chiudere la finestra di dialogo stile livello. Fate clic sul nome di un effetto sul lato sinistro della finestra di dialogo per visualizzare le opzioni. Allora, ovviamente noi possiamo sempre andare a richiamare lo stile livello cliccando due volte sul livello e quindi andando a richiamare il pannello. Ma possiamo anche annullare un effetto semplicemente togliendo l'occhietto. Modificare le impostazioni definite di stile con valori personalizzati. Nella finestra di dialogo stile livello, personalizzate le impostazioni in base alle vostre esigenze. Fate clic su Rendi impostazioni predefinite. Quindi, se noi vogliamo applicare effetti predefiniti, possiamo riprendere il predefinito di Photoshop. Quindi, rimettere le impostazioni predefinite del programma. Alla prossima apertura della finestra di dialogo verranno automaticamente applicate le impostazioni predefinite personalizzate. Se regolate tali impostazioni e desiderate poi ripristinare le impostazioni predefinite personalizzate, fate clic su Ripristina impostazioni predefinite. Quindi, se io vado ad aprire un'altra volta lo stile livello su questo livello, di default, se vado a scegliere traccia, lui mi imposterà la traccia che ho applicato ai precedenti stili di livello. Altrimenti, cliccando su Rendi impostazioni predefinite, mi va a tornare alle impostazioni precedenti in teoria. Ovviamente in base a... oppure mettendo Ripristina impostazioni predefinite, dovrebbe riportare tutti gli stili di livello, queste varie opzioni che noi andiamo a scegliere, all'origine, da come l'avrebbe impostato Photoshop alla prima apertura. Proseguendo, opzioni degli stili di livello. A partire da Photoshop 21.2 potete anche impostare un angolo per ruotare la sovrapposizione pattern e modificarne facilmente l'orientamento. Quindi, apriamo il pannello così ve lo faccio vedere mano a mano, anzi, facciamolo su stile livello così non mi disturba la lettura. Altitudine. Quindi andando su per smusso effetto rilievo, l'altitudine la troviamo qui, in questo punto. Questo che cosa ci fa? Imposta l'altezza delle sorgenti di luce. Il valore 0 corrisponde al livello del terreno e 90 a una sorgente di luce posizionata direttamente sopra il livello. Quindi, in base a come noi cambiamo l'angolo di altitudine, mettendo 50, notate che questa parte sopra dove c'è stile livello va a cambiare comunque sia la sfumatura, lo smusso che va a ottenere. Mettiamo 90. Vediamo che l'ha appiattito.
Se lo mettiamo a 10, notiamo che lo ha invece incassato, quindi ha reso più il testo interno, quindi ha reso un'ombra intorno alle lettere. Ovviamente questo carattere però è bucato, quindi c'ha lo stile sono dei tasselli dove all'interno è stata bucata la lettera, quindi ovviamente l'effetto cambia da scritta a scritta, come sempre. L'angolo lo troviamo qui sopra, quindi riportiamo ad esempio a 30. L'angolo determina l'angolo di illuminazione con il quale l'effetto viene applicato al livello. Potete trascinare nella finestra del documento per regolare l'angolo dell'effetto sovrapposizione pattern, ombra esterna, ombra interna o finitura lucida. Quindi se noi andiamo a modificare quest'angolo, ci va a cambiare l'effetto. Se mettiamo 200, vediamo questo effetto. Mettendo 0, mettiamo 10. E comunque sia, possiamo anche regolarlo da qui trascinando questo pulsantino. In questo caso ci cambierà uniformemente sia l'angolo che la luce, l'altitudine, in modo tale che in base a dove andiamo a selezionare, dove andiamo a spostare, dall'anteprima possiamo notare dove andrebbe a cadere la luce del nostro effetto. Anti-alias, che lo troviamo qui. Fonde i pixel del bordo di un contorno o di un contorno di superficie. Questa opzione è particolarmente utile per le ombre di dimensioni piccole o con contorni elaborati. Quindi andando ad applicarlo va a rendere più preciso il nostro effetto. Poi c'è il metodo di fusione, che è questo in alto. Determina come lo stile di livello si fonde con i livelli sottostanti e se tale effetto viene applicato a livello attivo. Ad esempio, un'ombra interna si fonde con il livello attivo poiché l'effetto viene disegnato sopra quel livello. Un'ombra esterna si fonde solo con i livelli che si trovano sotto il livello attivo. In molti casi il metodo predefinito di ogni effetto garantisce risultati migliori. Allora, questo è quello che stavo annunciando poco fa, nel senso che se noi vogliamo mettere una sovrapposizione colore, una sovrapposizione sfumatura, sono due effetti che comunque sia vanno applicati su quella scritta, quindi si sommano. Se noi abbiamo impostato su colore sfumatura normale, si vedrà totalmente. Se allo stesso modo anche questo fosse stato su normale, noi avremmo visto sullo stile livello, ve lo faccio vedere perché lo state vedendo in alto, lo andremo a vedere in pratica normale, nel senso da più scuro a più chiaro. Perché ovviamente se io vado a togliere questo, si vede adesso lo stile livello che ho messo la sfumatura. Scegliamone un'altra, ad esempio, così si vede di più. Se io invece vado ad aggiungere il colore, questo qui mi annulla la sovrapposizione sfumatura perché sta lavorando sullo stesso riempimento dell'immagine. Se noi andessimo a cambiare la modalità, a quel punto quei due livelli interagiscono, quindi nella sovrapposizione colore quel colore sarà settato su moltiplica, permette di scurire quel colore che abbiamo all'interno del nostro testo iniziale, quindi il mio era un blu, mi sembra. E invece la sfumatura ci dà quei colori in più che abbiamo aggiunto grazie alla sfumatura, quindi ci dà una tendenza dal magenta al viola indaco. E ovviamente è più scuro rispetto all'originale perché appunto abbiamo la sfumatura, la sovrapposizione del colore. Se noi la togliamo abbiamo la sfumatura correttamente sviluppata. Ciao Fede, benvenuta! Quindi,
Torniamo a metodo di diffusione, questo lo tolgo. Luna ha scritto, quindi è come se calcolasse come nella matematica. Sì, comunque sia, il programma lavora con. In pratica questi stili di livello interagiscono tra loro, quindi se si applica una certa impostazione ad uno, l'altro risponde di conseguenza. Sono collegate alla fine. Contorno. Con i bagliori a tinta unita consente di creare anelli di trasparenza. Con i bagliori con riempimento sfumatura consente di creare variazioni nella ripetizione del colore e dell'opacità di sfumatura. Con lo smusso e l'effetto rilievo consente di modellare i rilievi e le concavità ombreggianti per la realizzazione di rilievi. Con le ombre consente di specificare la dissolvenza. Quindi, in base a questo è il contorno superficie, questo qui stiamo parlando. In base all'opzione dove lo troviamo, quindi smusso effetto rilievo oppure ombra esterna e quell'altra che era riempimento bagliori. In questi casi comunque sia va a lavorare su quel dato livello, quindi ogni volta ci dà un effetto diverso. Questi sono quelli predefiniti di Photoshop, adesso era attivo questo qui. Se noi andiamo a mettere questo qui, vediamo subito che il nostro stile livello è cambiato. Comunque sia l'effetto è diverso in base al contorno superficie che noi adottiamo. Quindi è bene anche sapere impostare questo in base alla necessità del nostro stile livello che vogliamo creare. Quindi intanto questa la chiudo e andiamo alla scheda successiva. Abbiamo, torniamo a quel punto, non da qui, ma da qui. Distanza, specifica la distanza di spostamento per l'effetto ombra o finitura lucida. Allora, questa voce la troviamo quindi o su effetto o su finitura lucida oppure sull'effetto ombra. Quindi per regolare la distanza di spostamento potrete trascinare nella finestra del documento. Noi se andiamo adesso ad aggiungere invece della finitura lucida un'ombra esterna. Ombra esterna, no, bagliore esterno, ombra esterna. Ve lo metto di un colore chiaro in modo tale che si nota quello che succede, quindi un rosso che fa contrasto. Se io vado a modificare il contorno, posso sia disegnare io il contorno che andare a scegliere quelli di Photoshop. Quindi in base a quello che scegliamo cambierà ovviamente l'effetto che otterremo al di sotto. In questo caso ci ha creato una sorta di tracciato intorno, in questo modo è più compatto a tutti i lati, in quest'altro è molto definito ed è precisamente come l'abbiamo impostato di estensione, dimensione e distanza. Questo gli va sotto, più o meno è simile a questo qui, ma è leggermente più sfumato e così via. Sperimentando potete scoprire le varie impostazioni che potete dare. Poi, profondità. Specifica la profondità dell'effetto rilievo. Specifica inoltre la profondità di un pattern. Quindi su effetto rilievo. La profondità la troviamo qui e questo ci permette di appiattire o comunque di rendere più tondeggiante, quindi più piatto per via. Cioè, meno not si nota meno l'effetto che incava, possiamo lavorarlo dalla profondità. E stesso per i pattern, quindi se noi andiamo ad aggiungere una sovrapposizione pattern, texture, qui, smooth effetto rilievo texture, possiamo vedere qui che possiamo appiattire o aumentare l'effetto in base a quanta profondità gli diamo. Ovviamente i pattern sono delle texture, ossia degli effetti, delle
delle trame che andiamo ad aggiungere al nostro lavoro. È arrivata Agata. Benvenuta tesoro. Che hai preparato di buono stasera? Poi, dopo la profondità, abbiamo luce globale, che è una voce che, come vi dicevo, qui non la troviamo, ma la troviamo in livello, stile livello, e qui abbiamo poi luce globale, che è questo pannello qui. Questa impostazione vi permette di configurare un angolo di illuminazione principale che sarà quindi disponibile in tutti gli effetti di livello che utilizzano le ombre, ombra esterna, ombra interna e smusso effetto rilievo. Con tutti questi effetti, se selezionate Usa luce globale e impostate un angolo di illuminazione, tale angolo diventa l'angolo di illuminazione globale. Tutti gli altri effetti in cui usa luce globale è selezionato ereditano automaticamente la stessa impostazione dell'angolo se l'opzione usa luce globale non è, se l'opzione usa luce globale non è selezionata, l'angolo di illuminazione che impostate sarà locale, valido quindi solo per l'effetto specifico. Potete anche impostare l'angolo di illuminazione globale scegliendo stile livello luce globale. Allora, su luce globale, se andiamo a modificare, questo qui ci verrà applicato sia sullo stile livello che sulla scritta, dando un angolo esatto nel punto in cui noi vogliamo che sia la luce del nostro lavoro. Ovviamente ciò permetterà comunque sia di regolare in maniera più netta, più decisa l'ombra esterna, l'ombra interna e l'ombra che c'è nell'effetto smusso rilievo. Proseguendo. Contorno superficie era quello che abbiamo appena visto prima, crea un aspetto lucido e simile al metallo ed è applicato dopo l'ombreggiatura di uno smusso effetto rilievo. Sfumatura specifica la sfumatura di un effetto di livello. Fate clic sulla sfumatura per visualizzare l'editore sfumatura e fate clic sulla freccia capovolta e scegliete una sfumatura dal pannello a comparsa. Potete modificare una sfumatura o crearne una nuova utilizzando l'editore sfumatura. Potete modificare il colore o l'opacità nel pannello sovrapponi sfumatura con le stesse modalità dell'editore sfumatura. Per alcuni effetti potete specificare opzioni di sfumature aggiuntive. Inverte l'orientamento della sfumatura. Allinea sfumature aggiuntive. No, allinea con livello usa il rettangolo di selezione di un livello per calcolare il riempimento della sfumatura. Scala ridimensiona l'applicazione della sfumatura. Potete anche spostare il centro della sfumatura facendo clic e tralasciandolo nella finestra dell'immagine. Stile specifica la forma della sfumatura, quindi andando a scegliere sfumatura, cliccando qui avete la possibilità di andare a realizzare voi la vostra sfumatura. Se non di scegliere quelle già presenti, ad esempio, quindi potete o scegliere quelle che già vi dà Photoshop, che possono essere a due punti, ma anche a maggior numero di punti, ad esempio questo, perché voi potete creare una sfumatura anche con più colori in base a quello che andate a selezionare. Ad esempio, andando a scegliere un colore di base, io posso da qui, dall'editor di colori,
posso andare a scegliere il colore, quindi posso andare o a campionarlo dall'immagine o altrimenti a sceglierlo dalla disposizione dei colori che ci sono, scegliendo qui. Una volta che sono soddisfatta, do l'ok, posso andare a modificare anche l'altro punto con un colore sempre presente, posso schiarirlo, posso vedere come viene generata la mia sfumatura. Quando sono soddisfatta do l'ok. Se ad esempio voglio che i due punti esterni siano uguali, posso spostare il cursore questo centrale qui, andare a selezionare questo e ripeterlo qui. In questa maniera mi crea una sfumatura che agli esterni è più scura mentre al centro è più chiara. Ovviamente posso anche modificare il colore della sfumatura che ho appena creato andando a scurire maggiormente un colore per creare una sfumatura ancora diversa. Spero che ci sia chiaro più o meno questo discorso. E ovviamente l'inverti lo troviamo qui. Questo ci inverte la sfumatura, quindi anziché passare dal viola scuro, viola chiaro e nero, ci inverte, quindi diventa nero, viola chiaro e viola scuro. E come dicevo, qua nello stile possiamo anche scegliere l'angolo che avrà la nostra sfumatura, quindi lineare, questa che abbiamo attualmente, radiale ci va a creare, vi lo faccio vedere qui dall'anteprima, prima questo effetto, quindi a cerchio, questa era quella lineare, questa è quella d'angolo che quindi crea una sorta di cerchio intorno a quell'angolo retto, avvicinando i due punti estremi. Riflesso ci rifletterà la sfumatura, quindi creando un inception di sfumature, diciamo. E rombo ci creerà una sorta di rombo. Solitamente si lascia impostato luce lineare, ma poi quella è una vostra scelta. Se ci sono domande, altrimenti proseguiamo con la scheda successiva. Intanto abbiamo un goccio d'acqua. Scrivono qualcosa in chat? Luna dice che ha messo rombo. Sì, puoi scegliere comunque sia nelle sfumature degli effetti diversi o comunque puoi vederlo tu quale sta meglio al tuo stile di livello o comunque sia al tuo lavoro. Perché ovviamente questo discorso che ho fatto per la sfumatura è anche applicabile allo strumento sfumatura che è questo qui. Vale allo stesso modo. E in questo caso quegli effetti che sono in elenco qui li trovate poi qui in miniatura. Allora, proseguendo, metodo luce e metodo ombra. Torniamo qui. Specifica il metodo di fusione dell'area di luce o di ombra di uno smusso o di un effetto rilievo. Quindi in questo caso ci andrà a lavorare sulla tipologia di ombra che va a creare. Variazione varia l'applicazione del colore o dell'opacità di una sfumatura. Quindi, mettendo più opaco o meno, risulterà diverso in base all'impostazione che daremo. Livello fora, ombra esterna, controlla la visibilità dell'ombra esterna di un lavoro semitrasparente. Disturbo specifica il numero di elementi casuali nell'opacità di un bagliore o di un'ombra. Immette un valore o trascinate il cursore, quindi dovete o immettere un valore o trascinare il cursore quando vi trovate nell'impostazione quella lì.
Quindi andando sull'opacità del vostro livello, potete lavorarlo su qualsiasi livello, c'è questa opacità che vi rende l'effetto più o meno nitido in base a quello che inserite. Potete inserire quindi un valore scritto nella casella qui o altrimenti andarlo a modificare trascinando in più o meno a seconda del valore. Comunque vi comparirà qui il valore che è associato a quel movimento che state realizzando, quindi se io lo abbasso qui mi sarà un 71 in base a quanto voglio metterlo, se ho un valore preciso vado a inserirlo direttamente e quello verrà applicato. Poi, motivo, specifica il pattern di un effetto di livello, fate clic sul pannello a comparsa e selezionate un pattern, impostate il selettore angolo a un determinato grado di o digitate manualmente il valore dell'angolo per ruotare il pattern. Fate clic sul pulsante nuovo predefinito per creare un nuovo pattern predefinito basato sulle impostazioni correnti. Se collega al livello è selezionato, fate clic su Allinea origine per allineare l'origine del pattern a quella del documento. Se è deselezionato, fate clic su Allinea origine per allineare l'origine dell'angolo superiore sinistro. Selezionate Collega al livello per spostare il pattern insieme al livello. Trascinate il cursore scala o immettete un valore per specificarne le dimensioni del pattern. Trascinate un pattern per posizionarlo nel livello. Potete ripristinare la posizione originale con il pulsante Allinea origine. L'opzione pattern non è disponibile se non è stato caricato alcun pattern. Quindi, qui possiamo andare a selezionare il pattern che in effetti, aspettate, devo tirare su. Qui potete vedere il pattern che è stato applicato. Posso scegliere il pattern o importarlo. Aggiungi pattern predefiniti, questi già sono quelli predefiniti. Possiamo scaricarne da internet e inserirli, sono i .pat e una volta inseriti verranno cliccando due volte sul file vengono importati direttamente nelle librerie di Photoshop e ve lo ritrovate nella versione di programma che avete aperto. Per pattern potete anche inserire delle texture, ad esempio in questo caso sono delle texture che ho inserito come pattern. Ovviamente non si ripeteranno correttamente su tutto il lavoro perché sono texture, quindi non sono fatte esattamente per essere replicate perché il pattern dovrebbe essere un motivo che replicandosi mantiene sempre la forma originale, quindi va a allungare il disegno senza deformarlo, comunque sia lo va a generare in maniera tale che sia consecutivo. Però se noi vogliamo su una scritta applicare una texture, possiamo farlo anche in questa maniera, inserendo un pattern che in realtà è una texture. Questo ad esempio è lo sfondo a quadretti, come c'è la tela di Photoshop che possiamo realizzare semplicemente ritagliando un quadrato di pixel. Qui possiamo scalare l'effetto, quindi ingrandire il nostro pattern o diminuirlo. In questo caso vediamo che si replica correttamente. Nel caso della texture, notiamo che comunque sia l'effetto non è proprio piacevole. Quindi un conto è se è a dimensione normale, un conto è se inizia a replicarsi perché inizia a vedersi il bordo. Invece nel pattern dovrebbe continuare la sfumatura per sembrare una cosa continua. Ovviamente qui possiamo andare a modificare l'angolo, l'inclinazione con cui verrà applicato il nostro pattern. Possiamo collegare al livello o scollegarlo, come diceva. Allinea l'originale ci dovrebbe rimpostare le impostazioni precedenti. Il metodo di fusione ci permette di andare a lavorare sullo stile, cioè sulla fusione che avrà con il colore sottostante alla scritta. Quindi in base a questo potremo ottenere una scritta
più marcata in questo modo con il metodo normale o in base agli altri effetti, comunque sia, possiamo scegliere quello che maggiormente ci piace nel nostro lavoro. Posizione specifica la posizione di un effetto traccia come esterna, interna o centrale. Quindi nell'effetto traccia vediamo la posizione che, aspettate che tolgo questo, andando su posizione, mettendo esterna ci andrà a creare il traccia alla parte esterna del nostro lavoro. Mettendo interno sarà l'interno della nostra scritta o del nostra immagine, mentre al centro sarà tra il livello esterno e quello interno, quindi prenderà una porzione per creare la sua traccia. Luna chiede da dove le scaricate i pattern. I pattern li trovi sia su Grafica Magica, che c'è nella sezione materiale grafico, una discussione apposita se non ricordo male. O comunque cercando su Google pattern Photoshop ne trovi, come allo stesso tempo li trovi anche su DeviantArt cercando pattern Photoshop. Intervallo. Controlla l'intervallo o le aree del bagliore interessate dal contorno. Quindi in bagliore. Qui abbiamo un intervallo che ci regola quanto, intanto lo metto un po' più marcato, che così si nota. L'intervallo va a diminuire o aumentare in base al valore che noi impostiamo qui, quindi ci va a rendere più grande o più piccolo l'effetto che vogliamo applicare. Quindi più marcato o meno visibile. Allora, poi dimensioni. Il raggio è la dimensione di sfocatura o della dimensione dell'ombra. Quindi ombra esterna, ad esempio. Qui abbiamo la distanza e la dimensione. La distanza è quella che avevamo visto prima, la dimensione è quanto l'ombra si deve espandere. Ovviamente senza estensione rimarrà lì, con maggiore estensione andrà ad aumentare anche la distanza che andrà a coprire la nostra ombra. La distanza invece è quanto deve essere spostato dal livello originale, la nostra ombra. Ad attenuazione, sfoca le aree interessate dall'ombreggiatura per ridurre gli effetti indesiderati. Origine specifica la sorgente per un bagliore interno, centro applica un bagliore emerso dalla parte centrale del contenuto del livello, bordo applica un bagliore emerso dai bordi interni. Quindi, tornando sul bagliore interno, qui abbiamo la tecnica più tenue e più precisa, intervallo che abbiamo visto poc'anzi, e qui abbiamo centro, se quindi il bagliore deve essere centrale, o sul bordo, quindi deve partire dal bordo della nostra immagine. In base a quello, se andiamo a mettere riduci o dimensione, verrà applicato o sulla parte interna dell'immagine o sulla parte esterna, quindi l'inverso. Vedete qui con bordo mi va il bordo della scritta, quindi intorno a queste lettere, perché questa scritta ha come scritta in realtà è lo sfondo, in realtà con una scritta normale l'effetto verrebbe diverso, invece centro parte dal centro a creare il bagliore, mentre sull'esterno non lo crea. Poi, estensione, espande i margini dell'alone prima di applicare la sfocatura.
stile specifica lo stile dello smusso. Smusso interno crea uno smusso lungo i bordi interni del contenuto del livello. Smusso esterno crea uno smusso lungo i bordi esterni del contenuto del livello. Effetto rilievo simula un effetto rilievo sul contenuto del livello rispetto ai livelli sottostanti. Effetto rilievo cuscino simula i bordi del contenuto del livello sui livelli sottostanti. Rilievo traccia limita l'effetto rilievo ai margini di un effetto traccia applicato al livello. L'effetto rilievo traccia non sarà visibile se non si applica alcuna traccia al livello. Tecnica arrotonda. Scalpello deciso e scalpello leggero non sono le opzioni disponibili per smusso effetto rilievo. Più tenue e precisa sono quelle degli effetti bagliore interno e bagliore esterno. Quindi questa è la tecnica. Allora. In bagliore interno abbiamo più tenue e più precisa, questa qui. Mentre smusso effetto rilievo abbiamo arrotonda, scalpello deciso e scalpello leggero, però come dicevamo, se non abbiamo una traccia, questo effetto non risulterà molto visibile. Arrotonda sfoca leggermente i bordi di un alone ed è utile per tutti i tipi di aloni con bordi sia sfumati sia ben delineati. A dimensioni maggiori, questa tecnica altera i particolari. Scalpello deciso usa una tecnica di misurazione della distanza ed è utile in particolare per gli aloni con bordi ben delineati, risultanti da forme con anti-aliasing, ad esempio il testo. È indicata per mantenere inalterati i particolari più precisi. Scalpello leggero usa una tecnica di misurazione della distanza modificata e, sebbene non sia così precisa come la tecnica scalpello deciso, può essere utile per una serie di aloni più ampia. È indicata per mantenere inalterati la maggior parte la maggior parte dei particolari. Più tenue applica una sfumatura ed è utile per tutti i tipi di aloni con bordi sia sfumati sia ben delineati. A dimensioni maggiori, questa tecnica altera i particolari più precisi. Precisa usa una tecnica di misurazione della distanza per creare un bagliore ed è utile per gli aloni con bordi ben delineati risultanti da forme con anti-aliasing. Ad esempio, il testo è più indicata nelle tecniche più tenue per mantenere inalterati i particolari. L'anti-aliasing non è altro che il preciso nessuno. Ovviamente, su un bordo preciso, l'effetto sarà più corretto, tra virgolette, più buono. Mentre con un testo nessuno il bordo è tremolante, a quel punto non viene comunque un bell'effetto. E ovviamente è un errore mettere un testo su nessuno, a meno che questo non sia un pixel font. Luna chiede: ci fai un esempio di scritta attuale, cioè quelle che si usa ora? Sia quella per le frasi che si usano nei nick.
Un esempio di scritto attuale, cioè che si usa. Mi spieghi che cosa intendi con effetto attuale? Cioè, tu vorresti vedere una scritta con degli effetti su di essa? Quindi con l'applicazione di alcuni stili livello? Intanto che mi rispondi, finisco questa scheda. Texture, applica una texture. Usate scala per modificare le dimensioni delle texture. Selezionate collega al livello per spostare le texture insieme al livello. Inverte le texture. Profondità, varia il grado e la direzione verso l'alto o il basso dell'applicazione della texture. Se collega un livello e se collega il livello è deselezionato, fate clic su Allinea origine per allineare l'origine dei pattern a quella del documento. Se è selezionato, fate clic su Allinea origine per allineare l'origine dell'angolo superiore sinistro. Trascinate la texture per posizionarla nel livello. Questo è più o meno quello che vi stavo già spiegando per quanto riguarda le texture che comunque possono essere applicate all'interno dei pattern. Intanto ha risposto Luna? No. Finiamo con queste ultime schede. Andiamo a vedere come modificare gli effetti di livello con contorni. Quando create degli stili di livello personali, potete usare i contorni per dare degli effetti ombra esterna, ombra interna, bagliore interno, bagliore esterno, smusso ed effetto rilievo e finitura lucida in un determinato intervallo. Ad esempio, il contorno lineare applicato all'effetto ombra esterna comporta una riduzione lineare dell'opacità. Usate un contorno personale per creare un particolare passaggio alla zona d'ombra. Lo Ah, Luna ha risposto. puoi leggere? Dice, tipo quelle che applichi sui lavori grafici, quelle bianche, ed invece quelle dei nickname degli avatar in generale, giusto per regolarle. Allora, i nickname negli avatar intendi la firma del lavoro, in quel caso non va applicato niente, va solo scritto in pixel font senza alcuna. Al massimo ci puoi mettere la traccia esterna con un colore più scuro rispetto se ad esempio firmi con una scritta bianca, il contorno può essere nero, blu scuro, eccetera. Ovviamente è sconsigliabile firmare con un testo nero e la traccia bianca, perché comunque sia come effetto ottico è spiacevole, mentre il testo bianco e la traccia nera è ok. E invece per gli altri stili di livello, dopo faccio finite queste schede, lo vediamo un attimo l'applicazione. Andiamo a creare una scritta scegliendo noi lo stile da inserirvi. Potete selezionare, reimpostare, eliminare o modificare l'anteprima dei contorni nel relativo pannello a comparsa e in gestione predefiniti. Quindi, come vedete qui, con la A è segnato, fate clic per visualizzare la finestra di dialogo, l'editor di contorno, mentre con B fate clic per visualizzare il pannello a comparsa dove sono all'interno gli altri stili che avevamo visto già prima. Creare un contorno personalizzato, selezionate l'effetto ombra esterna, ombra interna, bagliore interno, bagliore esterno, smusso effetto rilievo, contorno o finitura lucida nella finestra di dialogo stile a livello, ossia in questi stili è presente questo effetto, cioè si può stabilire il contorno del nostro lavoro. Fate clic sulla miniatura del contorno nella finestra di dialogo stile a livelli. Fate clic sul contorno per aggiungere dei punti al contorno. Trascinate per regolarlo. Potete anche immettere i valori richiesti nelle caselle input e output. Per creare un angolo appuntito anziché una curva uniforme, selezionate un punto e fate clic su angolo.
Per salvare il contorno in un file, fate clic su Salva e specificate un nome. Per salvare il contorno come predefinito, selezionate Nuovo. Fate clic su Ok, i nuovi contorni sono aggiunti in fondo al pannello comparsa. Quindi, tornando allo smusso effetto rilievo, no, ho selezionato il livello sbagliato. Se io voglio andare a modificare un contorno, lo posso creare, posso comunque sia andare a lavorare sulle linee, spostare i punti di ancoraggio, aggiungerli, creare un angolo, andare a tirare per scenderlo di più, oppure posso creare comunque sia linee, curve. In base all'impostazione che daremo qui, ovviamente l'effetto sul nostro stile livello andrà a cambiare. E in base a quello possiamo scegliere, spostandoci, vedendo l'anteprima del lavoro, possiamo regolarci su come potrebbe essere impostato. Qui possiamo, come diceva, regolarlo anche da questi valori, o altrimenti semplicemente con il mouse possiamo spostare la linea del nostro punto in modo tale da creare l'angolazione che desideriamo. Se vogliamo salvarlo, andiamo su Salva oppure su Nuovo per creare un nuovo file. Caricare un contorno, livelli, ombra, bagliore. Fate clic su contorno nella finestra di dialogo stile livello e selezionate carica nella finestra di dialogo editor contorno. Selezionate una cartella che contiene la libreria di contorni da caricare. Fate clic su carica. Quindi questo è semplicemente per importare all'interno del vostro file, del vostro comunque Photoshop, la possibilità di andare a lavorare sui stili livello. E quindi andare a creare un contorno già predefinito, creato o comunque scaricato da altre fonti. Eliminare un contorno, fate clic sulla freccia capovolta accanto al contorno selezionato. Per visualizzare il pannello a comparsa, tenete premuto Alt e fate clic sul contorno da eliminare. In questa maniera elimineremo quel contorno che abbiamo creato o salvato che non desideriamo più avere. L'abbiamo già letto. Impostare un angolo di illuminazione globale per tutti i livelli. Questo l'ho copiato due volte, va bene. L'uso della luce globale crea l'effetto di una sorgente di luce comune per l'intera immagine. Effettuate una delle seguenti operazioni. Selezionate livello, stile livello, luce globale nella finestra di dialogo luce globale. Digitate un valore o trascinate il raggio nell'angolo per impostare l'impostazione angolo e altitudine. Quindi fate clic su Ok. Nella finestra di dialogo, stile livello, selezionate Usa luce globale per ombra esterna, ombra interna o smusso. Per angolo, immettete un valore o trascinate il raggio e fate clic su Ok. L'illuminazione globale viene applicata a tutti gli effetti di livello che usano l'angolo di illuminazione globale. Questo è più o meno quello che abbiamo visto prima quando vi spiegavo dell'angolo della luce globale. Rieccolo qui. Quindi l'illuminazione globale viene applicata a tutti gli effetti di livello che usano l'angolo di illuminazione globale. Visualizzare o nascondere gli stili di livello. Uno stile al cui è stato applicato uno stile è identificato dall'icona FX. Quindi questa FX vi indica che c'è all'interno applicato uno stile livello, a destra del suo nome, nel pannello livelli. Nascondere o mostrare tutti gli stili di livello dell'immagine. Scegliete un livello, stile livello, nascondi tutti gli effetti o mostra tutti gli effetti. O come vi dicevo, basta cliccare anche sul tastino, la freccia qui, per nasconderli e quindi non mostrarli all'interno dei livelli. O ricliccandoci andrete a riaprire il pannello. Espandere e ridurre gli stili di livello nel pannello livelli. Questo che abbiamo visto. Effetto una delle seguenti operazioni. Fate clic sul triangolo accanto all'icona, aggiungere lo stile livello,
per espandere l'elenco degli effetti applicati al livello. Fate clic ancora sul triangolo per ridurre gli effetti di livello. Per espandere o ridurre tutti gli stili applicati a un gruppo, tenete premuto Alt e fate clic sul triangolo o sul triangolo capovolto del gruppo. Gli stili livello applicati o tutti i livelli del gruppo si espandono o si riducono di conseguenza. Anche da qui potete comunque selezionare luce globale, mi è venuto in mente, facendo tasto destro su effetti e vi va a poter richiamare la luce globale. Copiare gli stili livello. Copiare e incollare gli stili livello è un metodo semplice per applicare gli stessi effetti a più livelli. Copiare gli stili di livello da un livello all'altro. Nel pannello Livelli selezionate il livello contenente lo stile da copiare. Scegliete Livelli, Stile livello, Copia stile livello. Selezionate il livello di destinazione nel pannello e scegliete Livelli, Stile livello, Incolla stile livello. Quindi possiamo fare o tasto destro Copia stile livello e quindi tasto destro Incolla stile livello. O altrimenti possiamo premere il tasto Alt e trascinare l'effetto sul livello che vogliamo dove sia applicato lo stile livello. E questi sono i metodi quindi per poterlo realizzare. Lo stile livello, ovviamente possiamo anche trasportare lo stile livello da una tela a un'altra, quindi ad esempio posso applicarlo a questa tela, avendo copiato lo stile livello, posso incollare lo stile livello anche a questo. Una nuova tela, quindi è un altro progetto che sto realizzando perché Photoshop comunque lo memorizza e nel momento in cui facciamo copia stile livello, incolla stile livello, l'incolla lo può fare in qualsiasi tela. Copiare stile livello da un livello all'altro con trascinamento. Effettuate una delle seguenti operazioni. Nel pannello livelli per copiare un effetto di livello tenete premuto Alt e trascinatelo da un livello all'altro. Per copiare uno stile di livello, trascinate la barra effetti da un livello all'altro. Per applicare lo stile di livello al livello più in alto del pannello livelli che contiene pixel nel punto di rilascio, trascinate uno o più effetti dal pannello. Quindi potete anche selezionare se avreste più effetti all'interno del vostro stile livello, una singola voce all'interno di un altro livello anziché tutto. Ridimensionare un effetto di livello. Uno stile di livello potrebbe essere stato creato per ottenere i migliori risultati con una determinata risoluzione con elementi di una certa dimensione. Questo ve lo consiglio. In caso comunque sia scaricate dei stili livello da DeviantArt oppure da altre fonti che magari sono stati ideati per scritte di enormi dimensioni, ad esempio come un logo. Se poi voi lo dovete applicare a un lavoro più piccolo, quello stile livello non sarà ok per quella tipologia di scritta e a quel punto dovreste vedere questo qui per poter scalare l'effetto sulla vostra scritta. Quindi scala effetti consente di ridimensionare gli effetti contenuti in uno stile di livello senza ridimensionare l'oggetto al quale viene applicato lo stile livello. Quindi vi andrà. Quindi vi andrà a lavorare non sulla scritta esterna, ma all'interno di quello che stiamo applicando sulla nostra scritta. Aranel scrive: chi è il malaticcio in casa? No, non c'è nessun malaticcio, è che mi se ne sta andando via la voce a forza di parlare, quindi mi è andato a tossire per farla tornare. Di solito ho un tono molto più basso e quindi cerco di sforzarmi per farmi sentire. Andando avanti, selezionate il livello nel pannello Livelli. Scegliete Livello, Stile livello, Scala effetti. Mettete un valore percentuale o trascinate il cursore per visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine selezionate anteprima. Fate clic su ok. Quindi ipotizzando che qui andiamo a creare uno stile livello.
Ad esempio questo che comunque è visibile. Andiamo sul livello. Stile livello. Scala effetti. Qui possiamo andare con il cursore, quindi ingrandire o diminuire l'effetto, o altrimenti mettere il valore, ma allo stesso tempo, se notiamo qui, possiamo comunque sia notare come sta cambiando l'effetto, come viene applicato. Questo è un qualcosa di molto utile se andate a scaricare degli stili livello che poi sono adeguati quindi per una tipologia di scritta, di dimensione di scritta, e magari su una più piccola risulta una schifezza. Quindi potete comunque sia adattarlo e a quel punto si vedrà bene, perché in questo caso lui andrà a modificare alcune impostazioni del file adattandole alle nostre necessità, senza che lo dobbiamo fare manualmente, ma lui farà in automatico tutte le scalature. Eliminare gli effetti di livello. Quindi io vado ad applicare, rincollo lo stile livello di prima e vediamo. Potete eliminare un singolo effetto da un livello applicato a un livello o rimuovere tutto lo stile dal livello. Eliminare un effetto da uno stile. Nel pannello livelli espandete lo stile di livello in modo da visualizzare gli effetti. Trascinate l'effetto sull'icona cestino. Eliminare uno stile da un livello. Nel pannello livelli selezionate il livello contenente lo stile da rimuovere e effettuate una delle seguenti operazioni. Nel pannello livelli trascinate la barra degli effetti sull'icona cestino, oppure scegliete livello, stile livello, cancella stile livello, selezionate il livello e fate clic su pulsante cancella stile livello in fondo al pannello stili. Quindi in base a quello che noi vogliamo fare, se ad esempio qui andiamo a applicare più stili, ok, voglio eliminare l'ombra esterna, posso o entrare all'interno del pannello e quindi rimuovere la spunta. In questo caso viene poi rimosso l'effetto, in realtà viene chiuso l'occhietto, quindi rimarrà presente, o altrimenti andare a eliminarlo. Cancella stile livello, vi cancellerà tutto lo stile, altrimenti lo potete cancellare anche trascinando verso il cestino e quindi vi eliminerà lo stile. In questo caso però ha mantenuto il riempimento che aveva abbassato per quello stile livello. Convertire uno stile di livello in livello d'immagine. Per personalizzare o rifinire l'aspetto degli stili di livello, potete convertirli in normali livelli d'immagine. Dopo aver convertito uno stile di livello in livello d'immagine, potete migliorarlo colorandolo o applicandovi comandi e filtri. Tuttavia, lo stile di livello non potrà essere modificato nel livello originale e non verrà aggiornato mentre modificate tale livello. Quindi, in pratica, se noi facciamo questa conversione, ovviamente non potremo più andare a intaccare sulle varie opzioni per aumentare il bordo, diminuirlo o quant'altro, perché sarà un livello immagine, quindi sarà comunque sia appiattito. Ovviamente possiamo aggiungere un nuovo stile di livello a quel livello, diventando ormai non è più uno stile di livello vero e proprio, ma un'immagine, quindi possiamo applicare un altro stile di livello a quell'immagine. Nota, i livelli creati con questa operazione potrebbero produrre un risultato che non corrisponde esattamente alla versione con gli stili di livello. Potrebbe apparire un messaggio di avvertenza durante la creazione di questi nuovi livelli. Nel pannello livelli selezionate il livello che contiene lo stile del livello da convertire. Scegliete livello, stile livello, crea livelli. Potrete modificare i nuovi livelli e cambiarne l'ordine di sovrapposizione come per i normali livelli. Alcuni effetti, ad esempio il bagliore interno, verranno convertiti in livelli all'interno di una maschera di ritaglio.
Creare e gestire stili predefiniti. Potete creare uno stile personale e salvarlo come predefinito per averlo a disposizione nel pannello stili. Potete anche salvare gli stili predefiniti in una libreria e caricarli o rimuoverli dal pannello stili in base alle vostre esigenze. Quindi in questo caso potete o aggiungerlo allo stili livelli o salvarlo esternamente e quindi avere il file installabile, tra virgolette, ad esterno. Il file ASL che potrete sempre rimportare all'interno del vostro Photoshop per utilizzarlo, oppure se volete condividerlo con altri potete salvarlo esternamente e quindi condividere questo file. Creare un nuovo stile predefinito. Nel pannello livelli selezionate il livello che contiene lo stile da salvare come predefinito. Effettuate una delle seguenti operazioni. Fate clic su un'area vuota del pannello stili. Fate clic sul pulsante Crea nuovo stile nella parte inferiore del pannello stili. Scegliete Ridefinisci stile dal menu del pannello stili. Scegliete Livello, Stile livello, Opzioni di fusione e fate clic su Nuovo stile nella finestra Stile livello. Immettete un nome per lo stile predefinito, impostate le opzioni di stile e fate clic su Ok. Questo è il metodo per poter salvarlo. Se volete rinominare uno stile predefinito, effettuate una delle seguenti operazioni. Fate doppio clic su uno stile nel pannello stili. Se il pannello stili è impostato in modo da visualizzare gli stili come miniature, immettete un nuovo nome nella finestra di dialogo e fate clic su Ok. Diversamente, immettete un nuovo nome direttamente nel pannello stili e premete invio per Windows oppure a capo per macOS. Selezionate uno stile nell'area stili della finestra stile livello, scegliete rinomina stile dal menu a comparsa, specificate un nuovo nome e fate clic su ok. Con uno strumento forma o penna selezionate uno stile dal pannello a comparsa stile nella barra delle opzioni, scegliete rinomina stile dal menu del pannello a comparsa. Eliminare uno stile. Effettuate una delle seguenti operazioni. Trascinate lo stile sull'icona cestino in fondo al pannello stili. Tenete premuto Alt per Windows oppure opzione per macOS e fate clic sullo stile di livello nel pannello stili. Selezionate uno stile nell'area stili della finestra stile livello. Consultate applicare gli stili predefiniti, scegliete elimina dallo stile dal menu a comparsa. Con uno strumento a forma o penna selezionate uno stile dal pannello a comparsa stile livello nella barra delle opzioni, scegliete elimina stile dal menu del pannello a comparsa. Finire, vediamo l'ultima guida e dopo andiamo a testare un po' questi stili livello. Salvare un set di stili predefiniti come libreria. Effettuate una delle seguenti operazioni. Scegliete Salva stili dal menu pennello stili, dal menu pannello stili. Selezionate stili nella parte sinistra della finestra stile livello. Scegliete Salva stili dal menu a comparsa. Con uno strumento a forma o penna fate clic su una miniatura dello stile di livello nella barra delle opzioni. Scegliete Salva stili dal menu a comparsa del pannello. Scegliete una posizione per la libreria degli stili, immettete un nome di file e fate clic su Salva. Potete salvare la libreria ovunque. Se inserite il file della libreria nella cartella predefiniti stili, nella posizione prevista per i predefiniti, al riavvio dell'applicazione il nome della libreria verrà visualizzato in fondo al menu del pannello stili, quindi potrete inserire in questo modo una vostra libreria. Nota, potete anche usare gestione predefiniti per rinominare, eliminare e salvare librerie di stili predefiniti. Infine, caricare una libreria di stili predefiniti. Fate clic sul triangolo del pannello stili nella finestra di dialogo stile livello o nel pannello a comparsa stile livello nella barra delle opzioni.
Effettuate una delle seguenti operazioni. Scegliete il comando carica stili per aggiungere una libreria all'elenco corrente. Quindi selezionate il file della libreria da usare e fate clic su carica. Oppure scegliete il comando sostituisci stili da sostituire l'elenco corrente con un'altra libreria. Quindi selezionate il file della libreria da usare e fate clic su carica. Ancora potete scegliere un file dalla libreria visualizzato in fondo al menu del pannello. Fate clic su OK per sostituire l'elenco corrente o su Aggiungi per aggiungere la libreria. Per tornare alla libreria di stili predefiniti, scegliete Ripristina stili. Potete sostituire l'elenco corrente o aggiungere la libreria predefinita all'elenco corrente. Nota: potete anche usare gestori predefiniti per caricare e ripristinare le librerie degli stili. Allora, andiamo a vedere questi stili. Quindi, come voleva Luna, andiamo a creare un nuovo file con ad esempio la scritta Luna. Andiamo a scegliere un carattere e vedremo, vi creerò la stessa scritta con font diversi per vedere le differenze. Andiamo quindi a copiare e incollare poi l'effetto che andiamo a creare da una scritta all'altra. Andando su stili posso scegliere quindi o uno stile di base da applicare, che quindi in base a quello che seleziono già mi applica perché sono salvati e quindi mantengono le indicazioni che vengono create. Andiamo a vedere ad esempio questo stile, come si applica su entrambe le scritte per vedere se ci sono differenze. Copia stile livello, incolla stile livello. Vediamo che in questo caso il bianco è inferiore rispetto all'altro, che comunque sia la sfumatura risulta più omogenea qui perché le lettere sono quasi tutte della stessa altezza, mentre in questo caso il bagliore più chiaro è solo sulla L maiuscola perché comunque sia le altre lettere sono più basse, quindi arrivano a una sfumatura inferiore, nel senso non partono dall'inizio della sfumatura, ma una parte è mangiata perché comunque sia la sfumatura essendo lineare passa tutta la scritta. Adesso andiamo a eliminare gli effetti e andiamo a crearne noi. Andiamo su, ad esempio, aggiungiamoci un pattern. Intanto faccio mostra tutti gli effetti, che così li vedo tutti. Iniziamo aggiungendo una sovrapposizione pattern. Posso scegliere tra quelle presenti o altrimenti aggiungere comunque una texture. Vado ad aggiungere questa e scalo comunque sia la texture in modo tale che colori maggiormente l'immagine con più effetti, perché altrimenti mi prende solo un piccolo punto e quindi risulta più omogeneo. Il secondo font ora ti dico qual è. Si chiama così, ve lo incollo in chat. Quindi ho aggiunto una sovrapposizione pattern con una texture, vado ad aggiungere un'ombra esterna. Posso scegliere la dimensione della nostra ombra, la distanza, l'opacità, l'effetto mettendolo su normale. Voglio un effetto abbastanza netto. Posso cambiare l'angolazione della sfuma dell'ombra dove comparirà. Posso aggiungere uno smusso effetto rilievo, quindi posso scegliere quanto deve essere profonda lo nostro smusso, la dimensione,
attenuazione. Posso cambiare il tipo di curva di contorno che va a prendere. Ad esempio, imposterei questo. Posso scegliere l'ombra su che colore me la debba realizzare, quindi più scuro sul viola. Il metodo di luce che applica sul bianco lo lascerei, o altrimenti un leggero violino. Un indaco. Possiamo aggiungere una traccia. Possiamo scegliere una sfumatura oppure allo stesso tempo un pattern o un colore. Io sceglierei un colore, lo realizzerei colore scuro. Posizione al centro. Dimensione, metterei un pixel. Dando ok, questo è l'effetto. Adesso andiamo a vedere come sarà applicato alla scritta più cicciona. Vedete che è completamente diverso, perché comunque sia è un effetto che tra una scritta e l'altra c'ha uno spessore diverso il tipo di scritta, ma allo stesso tempo andiamo a ingrandire intanto la tela verso il basso. Vado ad aggiungere una forma. Facciamo un triangolo. Posso anche a esso copiare lo stile livello. E vediamo come viene applicato a questo elemento. Ovviamente qua c'è una traccia che vado a togliere per far sì che sia quanto più simile all'altra scritta, e vediamo che lo stile livello è applicato anche a questo elemento. Andando avanti posso applicarlo su un pennello, quindi vado a creare un nuovo livello, vado a scegliere un pennello. Vado a incollare lo stile livello e vedrò come si applica questo stile, dove in effetti l'effetto è diverso perché allo stesso tempo i pallini non sono completamente uniformi ma sono più sfumati. Se io andassi a adesso cancello l'effetto applicato, se vado a scegliere anziché un pennello dinamico uno tra quelli standard e vado a creare il nostro pallino, vedete che va a creare, a simulare la stessa stile, lo stesso stile che abbiamo andato a generare. In base a quanto l'allargo, lui comunque sia riprodurrà quello stile. Ovviamente in questo caso si nota comunque sia questa ombreggiatura intorno, che è dipesa dal flusso anche del pennello. Quindi in base all'impostazione del pennello ci può anche andare a interferire. Avendo messo come flusso al 100%, in questo caso non c'è la problematica del fatto che comunque ci sono delle zone un po' più sfumate, ma è più netto il tratto. Quindi così abbiamo visto come viene applicato lo stesso stile su diversi tipi di font. Andiamo ad esempio a mettere un pixel font. Luna dice, quindi per i pennelli è un altro discorso. No, semplicemente è uguale, l'unica cosa è che varia dall'impostazione del pennello e dal tipo di pennello a cui lo applichiamo. Se io a questa mia scritta vado ad applicare lo stile livello, notiamo che
La scritta in pixel font non può reggere uno stile livello complesso così perché comunque sia non ha abbastanza pixel da poter mostrare l'effetto. Quindi avrà sì il bagliore esterno, sì la traccia, ma comunque è tutto un po' più scombussolato. E quindi per i pixel font l'unica cosa che possiamo utilizzare è la traccia. O in alternativa anche l'ombra esterna. La traccia però dobbiamo metterla non al centro ma esterna, in modo tale da non mangiarsi parte di pixel della nostra scritta. Andiamo a applicare un nero, vado a dezoomare perché così ovviamente il contrasto rosso-nero non è ottimale per la leggibilità. Mettendo un bianco con la traccia nera vediamo che è visibile e comunque si può mettere. Di solito la firma si può anche impostare senza la traccia, ma inserendo in un punto in cui magari il colore che abbiamo scelto per la nostra scritta non è abbastanza visibile, o comunque abbiamo paura, ad esempio in file con sfondo trasparente, che poi andandolo a salvare e caricare su un altro sito o comunque su uno sfondo bianco, se la nostra scritta è bianca, risulterà invisibile. A quel punto, inserendo la traccia, siamo sicuri che quella scritta su uno sfondo bianco, su uno sfondo nero, su uno sfondo rosso o su uno sfondo di qualunque altro colore avremo il contorno che ci definisce comunque sia la nostra scritta. Quindi, su un lavoro che noi stiamo gestendo, che comunque sia non è in trasparenza, possiamo anche non mettere la traccia, ma semplicemente su questo punto vado a scegliere un colore che si veda. Quindi un nero sarà visibile sul lavoro, perché comunque sia al di sotto ci sono colori più chiari. Se invece fosse in un punto in cui il colore è più scuro, andrei a mettere il bianco, oppure campionando un colore dalla tela che comunque sia risulta più scuro rispetto al punto in cui lo sto posizionando. Mentre se il file è una traccia in questa maniera, se lo vado a salvare e sotto di esso c'è un livello nero, uno sfondo del sito internet su cui sto caricando questa immagine ha lo sfondo nero, vediamo che ovviamente la scritta sarà invisibile perché è presente, ma allo stesso tempo con una traccia può risultare visibile, ma senza ovviamente no. Quindi vado ad applicare la traccia, ovviamente essendo nera non si vedrà, devo andare a cambiare il colore. A questo punto con la traccia sullo sfondo nero si è visibile. Ovviamente è sempre comunque da prediligere scritta bianca, traccia nera, perché di solito sui siti il nero è poco usato, ma allo stesso tempo una traccia bianca con un contenuto nero è più difficile da leggere. Se ci sono domande, fatemi sapere. Altrimenti per me ho concluso questa lezione. Esagerata. Cerco di spiegare con le migliori possibilità che ho, comunque sia mettendomi nei panni di un utente che non utilizzando il programma, cosa può essere utile trarne? Ah, ovviamente quello che stavamo vedendo anche prima, se ad esempio qui vedi che si ripete l'immagine perché questa texture è impostata per una certa dimensione di scritta, l'ho impostata scalata, andando su livello, stile livello, scala effetti, posso andare ad aumentare la texture all'interno e quindi adattarla al mio stile livello. Posso diminuirla e quindi farla ripetere più volte, posso ingrandirla, anche se non esagerate perché altrimenti si noteranno poi i pixel perché la vostra immagine sempre quella è e quindi non si può ingrandire più di tot, però andando a scalarla a 200 pixel non noto più che ci sono quelle
tratti che comunque si distinguono che la texture è finita e sta ricominciando in un altro punto. Allora, se per voi è tutto chiaro, iniziamo con i saluti e i ringraziamenti per essere stati con noi in questa live. Vi ringrazio per la partecipazione, per essere stati presenti. Se avete comunque sia domande, potete pormele nella prossima live dei tutorial, che sarà sempre lunedì alle ore 21. Dove, se avete generato dubbi nel provare comunque sia a realizzare questi effetti, potete pormeli e ve li rispiegherò. Comunque sia, faremo un focus iniziale. Ricordo a tutti che abbiamo il gruppo Telegram per gli abbonati al canale, quindi se desiderate entrare nel gruppo di abbonati, potete abbonarvi a questo canale tramite Amazon Prime gratuitamente. In caso comunque sia avrete la possibilità di accedere ai PSD che realizzo durante le live, quelli ovviamente dedicati ai contest, li condivido all'interno del gruppo in modo tale che potete anche trarre benefici, nel senso comunque sia se volete delle risorse presenti nei miei PSD potete scaricarle come spiegavo anche nell'altra volta, importando comunque sia le risorse tramite oggetto avanzato, voi potrete riscaricarle cliccando due volte sul file su quel livello, nell'iconcina della miniatura dove c'è un foglietto bianco con un cerchietto, cliccando vi si aprirà il file e potrete scaricare le texture oppure delle immagini che inserisco, o ancora potrete scaricare le colorazioni PSD che applico. Ovviamente i filtri non è possibile perché comunque sia sono applicati su quell'immagine predisposta e in quel caso comunque sia vi posso condividere ad esempio i valori che inserisco. Per qualsiasi cosa comunque sia l'abbonamento è gratuito, quando lo fate con Amazon Prime vi basterà solo collegare il vostro account Twitch alla pagina gaming.amazon.com. Vi ricordo che la prossima live sarà mercoledì alle ore 21, graficheremo insieme probabilmente con i contest, ma potrebbe esserci qualche commissione, mi dovranno far sapere nei prossimi giorni. Grazie ancora a tutti per essere stati qui con noi e vi auguro buonanotte. Buonanotte! Ciao a tutti e grazie ancora per essere stati qui con noi. Ciao!